Trezzano sul Naviglio, una città di oltre 20.000 abitanti su una superficie di quasi 11 km quadri ad alta densità di popolazione. Chi passa per Trezzano non può fare a meno di osservare l'acqua, i monumenti, la gente, la tradizione, il canale leonardesco, le antiche corti, i fontanili, la natura, lo sport, lo spirito di aggregazione, la voglia di stare insieme in festa. La notte e le sue luci. Trezzano ha una grande caratteristica. Sul suo territorio operano molte associazioni che con il loro impegno e dedizione migliorano la qualità della vita dei cittadini. Questo e molto altro è la nostra amata Trezzano sul Naviglio. Abbandono, degrado delle aree industriali e pubbliche, mancanza di salvaguardia ambientale, aumento della criminalità, susseguirsi di amministrazioni comunali poco attente ai reali bisogni dei cittadini, ma più concentrate sugli interessi individuali e personali. Ferita negli anni da una urbanistica di sovrascala che non ha saputo salvaguardare il nucleo e la storicità del territorio, ma che ha sottolineato prevalentemente il territorio come luogo di passaggio commerciale, determinando la mancanza di un vero centro storico, di un'agorà di aggregazione per i trezzanesi. Il Naviglio Grande con la Vigevanese, la Lorenteggio e la ferrovia creano delle barriere, dei solchi sul territorio che hanno ostacolato e continuano tutt'oggi ad ostacolare la politica aggregativa ed associativa locale. Ora basta. Trezzano, rialzati. Crediamo che sia arrivato seriamente il tempo di pensare coi cittadini per i cittadini e per il territorio, per valorizzarlo e svilupparlo, per ricomporre le lacerazioni territoriali, per ricreare il senso di appartenenza ad una città, per restituire credibilità alle istituzioni locali, perché il fine ultimo deve essere il bene comune. Marcello Tirloni, architetto, nato a Milano il 12 luglio 1958. Per anni ha lavorato per la scuola superiore come insegnante e nel 1985 si laurea presso il Politecnico di Milano come architetto. Nel 1986 diventa libero professionista, iniziando una carriera professionale attenta al bene pubblico. Collabora in qualità di consulente tecnico di ufficio per il Tribunale di Monza, Desio, Novara e per quello di Milano. A Trezzano sul Naviglio opera da più di 10 anni e in questo lungo periodo matura l'idea di diventare parte attiva della comunità trezzanese, sentendo forte la necessità di dover cambiare faccia a questa città maltrattata. Trezzano Futura gli ha dato la fiducia e quindi l'opportunità di candidarsi per le prossime amministrative come sindaco.